Se ci fosse davvero il villaggio di Babbo Natale in piazza Casalmaggiore, domenica 19 dicembre, se arrivassero gli elfi ballerini ad accogliere i bambini con giochi a premi e laboratori, se ci fossero splendidi banchetti di artigianato locale per i regali di Natale, la possibilità è concreta e un giro in piazza Garibaldi domenica merita davvero. La Proloco di Casalmaggiore, in collaborazione con l'associazione Nuovi Legami e lo zampino silenzioso ma efficacissimo di Massimo Gualerzi, ha organizzato per la città un evento speciale. Insieme a loro altre realtà del territorio saranno presenti, come la Tenda di Cristo, Santa Federici, Piccole Stelle sulla Terra, la Scuola di Rugby e Padana Soccorso. E ci sarà appunto il Babbo Natale con Mamma Natale, con tutti gli elfi, eccetera, gli elfi ballerini. Ci sarà un bel movimento, insomma, si fa questo e presenteremo la squadra del mini rugby. Nel frattempo si è aggiunto il pastore che suonerà il violino, che sarà itinerante un po' per Casalmaggiore, per la piazza e per le vie limitrofe. Lui e sua sorella erano musicisti nel gruppo Rondò Veneziano. Gli elfi aspettano tutti in piazza dalle ore 11, mentre Babbo Natale arriverà verso le 15, con la pista da pattinaggio ovviamente sempre attiva, senza dimenticare l'esibizione del mini rugby, Casalmaggiore e molto altro. Team Pegaso e porterà diverse macchine ufficiali da rally e da pista. Ci saranno una trentina di bancarelle a tema natalizio. Ci sarà un fisarmonicista a livello internazionale che è Fausto Turchetti, e suonerà alcuni brani. Ci sarà un DJ, un mini DJ di 10 anni, un bambino di 10 anni, ma con una forza che tu devi vederlo. Ci sarà un'esposizione di presepi, insomma, ci sarà di tutto e di più.